Eccoci qui, bentrovati. Ultimo appuntamento settimanale con ex cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Dunque, oggi è venerdì 1 luglio e l'1 luglio parte l'era di Roberto Boscaglia, il nuovo allenatore del Foggia che succede a Zdenek Zeman sulla panchina rossonera. Questo pomeriggio, presentazione ufficiale nella sala stampa Antonio Fesce dello Zaccaria, ultimo giorno utile oltretutto per fare questa presentazione, perché poi insomma nei giorni a venire, ai noi insomma, quegli ambienti resteranno desolatamente vuoti, perché sapete, arriverà una società direttamente da Messina che si è aggiudicata la staffa alimentare e che provvederà dunque a portare a casa tutti gli arredi e le suppellettili presenti negli uffici e negli spogliatoi. Roberto Boscaglia si presenta alla città, si presenta alla tifoseria, arriva qui nel capoluogo d'Auno con un biglietto da visita di tutto rispetto, perché insomma il suo pedigree sicuramente non è di poco conto. Ci sono, fra le altre cose, anche due campionati di C vinti, dunque potrebbe essere decisamente l'uomo giusto, il 54enne allenatore di Gela, per, come dire, alzare l'asticella dell'ambizione del Foggia, che dichiaratamente vuole essere protagonista nel prossimo campionato di C. Essere protagonista vorrà dire, al di là poi però di mettere sulla panchina un allenatore che la conosce bene questa categoria, che quindi è nella condizione insomma di assemblare anche una annata densa di significati, dicevo, significherà anche supportare il nuovo allenatore del Foggia con operazioni di mercato mirate che consentano al Foggia di essere davvero una squadra degna di tal nome. Al momento crediamo che siano non più di 10 gli elementi della passata stagione che faranno parte anche Foggia edizione 2022-2023. C'è molto da fare sul mercato, ne capiremo qualcosa di più proprio in questo pomeriggio, in cui a fianco di Boscaglia ci sarà anche il presidente canonico, che ipotizziamo magari sarà anche in grado di annunciare qualcuno dei primi nuovi arrivi alla corte di Roberto Boscaglia. Ma la presenza del presidente canonico sarà importante, sarà fondamentale, perché ci sarà anche molto da spiegare rispetto alle ultime vicende che hanno caratterizzato il club rossonero e che meritano una spiegazione. Grana Zaccheria, in primis, vicenda societaria sempre aperta e, come dire, mai ancora che trova un punto finale, è appunto questa brutta storia poco edificante di quest'asta fallimentare che insomma oggettivamente qualche disappunto lo ha creato. Vedremo cosa ci racconterà il presidente canonico. Soprattutto ascolteremo con grande attenzione le parole di Roberto Boscaglia, al quale non può che andare decisamente un grande in bocca al lupo. Buon weekend, vi aspetto lunedì prossimo. Ciao.